alla serata che tanto aspettavi. E proprio in questa serata io ho deciso di farti i miei auguri così. È iniziato tutto qui, in quel piccolo paesino di montagna, circondato dall'affetto della tua meravigliosa famiglia. Una famiglia che ha da subito capito che in un bimbo così piccolo viveva già da tempo una grandissima passione per la musica. Questa è la stanzetta di Matteo, dove la sera per star tranquillo veniva a suonare con la sua fisarmonica. Questo è un paesino piccolo, lasciando aperte le finestre d'estate, la fisarmonica di Matteo si sentiva per tutto il paesino e tutta la gente veniva qua a ascoltarlo. Siccome Matteo aveva 5-6 anni e noi d'estate eravamo sempre su a Calenzano, io viaggiavo parecchio avanti e indietro in macchina, mi piaceva liscio, mettevo su le cassettine e Matteo, appena arrivavamo a casa con una pennolina giocattolo, cercava di rifare le canzoni che aveva sentito. Gli anni passavano e tu pian piano crescevi e con te cresceva la passione per quello che, come dici sempre tu, è stato il tuo primo amore, la fisarmonica. Allora, la prima fisarmonica di Matteo siamo andati in Stradella a comprarla e nel viaggio per lui era come andare a New York perché era molto agitato, non vedeva l'ora di avere questa fisarmonica. Siamo andati là io, mia moglie e i nonni e da lì, comprando la fisarmonica, siamo partiti come, Matteo era come partire per fare un lungo viaggio e così è stato, perché Matteo da allora non si è più fermato. Ma solo ascoltando i racconti delle persone che ti hanno sempre seguito, ho la sensazione di aver vissuto quei momenti. Vedessi con che amore mi hanno raccontato queste storie e con che amore parlano di te. Di Matteo mi ricordo da ragazzino quando veniva a prendere il latte da me, che avevo 5-6 anni, allora, dato che avevo le mucche da latte, all'ora della mungitura veniva a prendere sto latte. Una volta è capitato che ha rotto la bottiglietta, è ritornato nella stalla e ho visto che era successo qualche cosa, è successo che ha rotto sta bottiglia. È tornato lì, è venuto da mia moglie Era un latte e buonissimo. ci ho ridato una bottiglia di latte. E da quella cosa lì ho capito che Matteo è un ragazzino sincero, come era allora e come è tuttora. Nel tuo piccolo probabilmente hai lasciato un segno nel cuore di queste persone e nonostante siano passati tanti anni, sono sedute qui di fronte a te nel giorno del tuo debutto per sostenerti come hanno fatto fino ad ora. Di Matteo io ricordo che avevo 4-5 anni. Qua sulla Scala, che è stato il suo primo palco, noi alla sera sentivamo suonare, uscivamo tutti a sentire il concerto di Matteo. E allora da quelle sere noi a Matteo l'abbiamo sempre seguito. Ed è proprio grazie all'impegno e alla devozione per questa passione che il 6 dicembre 2009 entri a far parte dell'Orchestra Italiana Bagutti. È stato un lungo percorso che sicuramente ha implicato grandi sacrifici, ma allo stesso tempo ti ha fatto diventare l'uomo che sei. Passiamo ora a noi. È iniziato tutto il 17 luglio di quasi 9 anni fa. Abbiamo condiviso ogni momento insieme e sicuramente lo faremo ancora, più che mai. Inizia ora per te una nuova vita, sicuramente piena di soddisfazioni, ma soprattutto di responsabilità. E io sono sicura che ce la farai anche stavolta, anzi, ce la faremo. Nei nostri momenti più importanti ci siamo sempre stati e continueremo a farlo più forti che mai. Mi resta solo da dirti che sono tanto tanto orgogliosa di te. E per farlo ho scelto il posto dove ci siamo conosciuti, a Caorso, quel venerdì 17 luglio, quando tu suonavi in quella festa estiva. Io ti faccio qui in bocca al lupo grandissimo e ti mando un bacio enorme. Ciao ciao. Primo fazzoletto. Oh mamma mia, io non ho parole veramente. Grazie mille, sono contentissimo. Grazie mio papà Pino, Luigi, i miei compaesani. È un regalo meraviglioso, noi come potete
vedere abbiamo origini contadine, sono orgoglioso di questo. E tutto questo per noi è un orgoglio inimmaginabile. Grazie di cuore a tutta la mia famiglia e a tutti voi ovviamente. Grazie ancora.